Torniamo alla cronaca, è stata molto probabilmente una sigaretta a innescare l'esplosione dell'ambiente saturo di gas all'interno di un bungalow nel campeggio Duca Amedeo a Martinsicuro, avvenuto intorno alle 18:30. Nell'incidente è rimasto ferito con ustioni al volto, braccia e torace, un manutentore di 43 anni. A riportare la notizia è il sito ml.it. L'uomo che stava fumando avrebbe dovuto verificare la causa del forte odore di gas che proveniva dal bungalow ed è entrato in un ambiente saturo di gas fuoriuscito, forse da una bombola difettosa o mal funzionante. È stato investito dall'esplosione. Il 43enne è stato trasferito dal personale sanitario del 118 in elicottero all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Neretto per mettere in sicurezza il campeggio, i cui frequentatori in vacanza per il primo weekend di giugno sono stati temporaneamente allontanati fuori dall'area turistica in attesa di poter farvi rientro una volta cessato l'allarme. Ed ora vi facciamo vedere un complesso intervento di soccorso effettuato nel tardo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Pescara per recuperare una giovane infortunata in quota. I vigili del fuoco pescaresi, infatti, sono intervenuti per soccorrere una giovane escursionista ferita sul monte Vettore a 2000 metri d'altezza nella zona del parco dei Monti Simbruini. La ragazza era impegnata in un'escursione, avrebbe avuto un incidente che le ha procurato delle ferite e quindi si sono subito attivati i soccorsi. I vigili di Pescara, dopo averla localizzata, l'hanno raggiunta con l'elicottero Drago 158 del reparto volo di stanza nel capoluogo adriatico abruzzese e con una acrobatica manovra l'hanno portata a bordo. Una volta arrivati alla base, la giovane è stata portata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.